sempre creduto, perché se non credessi nelle rimonte non potrei fare l'allenatore. Sapevo che era difficile, però noi dopo l'uno pari ci abbiamo avuto un quarto d'ora, 20 minuti, un po' di blackout. E dopo, nel secondo tempo, a parte dal primo e secondo tempo, ci siamo detti delle cose e ho fatto anche delle correzioni tattiche, perché ho rimesso la difesa a 3, perché noi dovevamo comunque cercare di, sugli esterni con Abdou e Simoncelli, di fare occasioni da gol, di fare gioco. E i ragazzi sono stati bravi a interpretarla nella giusta maniera, hanno messo più grinta, più determinazione nel secondo tempo, e il primo tempo dopo l'uno pari sembravano smarriti, figuriamoci nel 2-1, però la squadra ha risposto da squadra, ha voluto il risultato e l'ha ottenuto, secondo me nel secondo tempo meritatamente. Come meritavamo di perdere il primo tempo, così nel secondo tempo la squadra ha meritato di vincere. Però questa partita, questi 3 punti sono molto molto importanti, perché era uno scontro diretto, perché questo è un campionato, ripeto per l'ennesima volta, molto molto equilibrato, anche per alternarli. Il Nava non l'avevo mai visto, in 5 mesi, 6 mesi Nava non ha fatto mai un minuto in una partita ufficiale, ero curioso di vederlo, anche tra i portieri. Adesso prima c'era il fatto che tra i portieri non si potevano toccare, se no il portiere ha un ruolo particolare. Il portiere ha un ruolo come un altro, che ci può stare, come fanno anche squadre molto più importanti di noi, ci può stare anche un po' di turnover tra i portieri. Sicuramente è una giornata che mi ricorderà vita, e la fascia da capitano sicuramente è uno stimolo ulteriore, e in questi 40 giorni sfortunatamente non ho potuto aiutare i compagni dal campo, però nello spogliatoio siamo sempre stati molto uniti, quindi direi che la mia assenza l'ha colmata sicuramente qualcun altro. Oggi abbiamo fatto comunque una grandissima vittoria di squadra, meritata, perché ci abbiamo creduto dall'inizio alla fine, quindi una giornata sicuramente che ricorderò a lungo. Abbiamo subito Rimini all'inizio dei due tempi, siamo stati bravi a farla girare a nostro favore durante il primo tempo, due belle azioni. Secondo tempo abbiamo iniziato di nuovo soffrendo la loro veemenza, però poi siamo usciti. Abbiamo avuto tante occasioni, abbiamo avuto tanti tiri, abbiamo avuto una traversa, abbiamo avuto qualche spizzata che è arrivata nelle mani del portiere, e poi gli episodi fanno il calcio, fanno le partite, le risolvono. Il Rimini è stato più bravo di noi a livello di determinazione, a livello di voglia di incidere all'interno della gara, e quindi l'hanno portata a casa. Alla fine recriminare non serve a niente, il risultato dice che sono stati più bravi di noi, e lo prendiamo e ce lo portiamo a casa. Io sono convinto che la mia squadra abbia fatto una buona partita, abbia creato tanto e non è stata neanche particolarmente fallosa, diciamo, nel concludere. Io ho sempre dato il massimo, speravo che arrivasse questo momento, finalmente è arrivato, per fortuna con una vittoria, fra l'altro. Come è stata la tua partita? Una buona partita, mi è dispiaciuto molto sul primo gol, perché l'ha messa veramente bene, è stato molto bravo, e anche sul secondo, che per mancato veramente poco e riuscissi a prenderlo, però dai, siamo riusciti comunque a portarla a casa e quindi sono molto felice. Dai corner salti in giro e fai gol, sei secondo con la prima. Sì, e c'è anche chi mette delle gran palle, perché bisogna dire anche quello. Ne ho presa un'altra, sempre perché comunque era una gran palla, l'ho un po' smorzata, invece quell'altra era un po' più semplice da fare gol, in effetti. Un'esultanza. Si vede che non sono abituato a segnare, in effetti. È stato un insieme di cose che è venuto fuori tutto in quel gol lì, quindi sono contento. Poi in settimana avevo avuto anche un po' di problemi al ginocchio, non so, mi si era un po' infiammato, visto le partite che abbiamo fatto, così. Ero un po' a rischio, invece alla fine
invece alla fine ce l'ho fatta per fortuna e ne è valso la pena.